Oggi vi volevo parlare dell'applicazione Comic Life 2. Allora, come suggerito dal nome, questa applicazione servirà per creare dei divertentissimi fumetti partendo dalle nostre foto o immagini che abbiamo. Allora, all'inizio ci verrà chiesto se vogliamo partire, diciamo, da zero oppure basarci su un modello già preimpostato, come diciamo in tutte le applicazioni di scrittura, ad esempio. E io adesso vi faccio vedere il modello, diciamo, bianco da zero, in modo da farvi vedere come funziona. Allora, questa è la schermata principale dell'applicazione. Ovviamente abbiamo la barra superiore con i vari comandi. Abbiamo il foglio che andrà riempito con i vari oggetti. Qua a destra abbiamo il modello, quindi come si presenta adesso il nostro foglio, oppure dei layout già preimpostati con i riquadri, diciamo, già posizionati. E qua in basso a destra abbiamo le foto che potremo andare ad inserire. Qua sotto invece abbiamo tutti gli elementi che andranno posizionati nel nostro foglio per appunto creare la pagina. Quindi avremo i riquadri, il titolo, le didascalie e i vari fumetti. Allora, io adesso metterei subito un titolo. Come sentite ci sono questi effetti sonori molto carini. Recensione. Ecco, ho inserito il testo. Come vedete, compare il titolo. E vi dico subito che sarà ovviamente possibile andare a ingrandirlo sia con questi quadratini, sia con il pulsante qua in alto a destra. Sarà poi possibile anche andare a allungare varie parti del testo in modo da creare gli effetti più disparati, molto divertenti. Come sentite, ci sono sempre questi effetti stile palloncino. Poi sarà possibile anche andare a cambiare ovviamente il tema, diciamo, del titolo con questa pagina qua. Come vedete ce ne sono veramente tantissimi. Facciamo uno a caso. Come vedete, ogni volta cambia la scritta. Devo dire che sono molto molto divertenti. Ok, questo non mi piace. Beh, carino, dai. E poi andremo ad inserire dei riquadri. Qua dentro andranno posizionate ovviamente le fotografie. Quindi mettiamone magari uno, lo mettiamo orizzontale così, e ne mettiamo due verticali qua sotto. Facciamo una cosa del genere. Bene, ora è il momento di inserire delle fotografie. Quindi andiamo su, ne avevo contrassegnati qua, ok. Allora, per esempio, come vedete, basterà trascinare la fotografia dentro al riquadro e questa verrà posizionata. Ovviamente, come vedete, potrà essere spostata al suo interno, anche ridimensionata e così via. Facciamo così. Poi, come vedete, potrà essere anche cambiato lo sfondo, ovviamente, del foglio. Per esempio, lo potremmo mettere un foglio tutto blu. Adesso sto facendo un po', ovviamente, a caso, come vedete, con questi effetti anche di ombra più chiaro, più scuro, che devo dire sono molto, molto carini. Ok, se vogliamo andare ad inserire una didascalia, come al solito basterà andare a trascinare e scrivere. Ok, e possiamo posizionarla sopra alla fotografia. Stessa identica cosa per le vignette, i fumetti, scusate. Basterà trascinare la nuvoletta, inserire il testo. E poi, come vedete, è molto simpatica questa cosa che noi possiamo gestire completamente il fumetto. Quindi, per esempio, se io voglio prendere la punta del fumetto, portarla qua giù, oppure la coda, farla un po' più curvata, un po' più in su, come vedete, avremo la totale. Potremo configurare totalmente il nostro fumetto. Potremo mettere dove vogliamo.
possiamo ingrandirlo, diminuirlo, girarlo. Vedete, ogni volta sono questi suoni. Sarà possibile anche nelle foto che hanno più persone aggiungere, inserisci codino balloon, come vedete, inserire un nuovo codino da far partire magari da qualcun altro. Anche questo è molto molto simpatico. Comunque devo dire, ci sono veramente tantissime opzioni per modificare queste cose. Una funzione che devo dire mi piace veramente moltissimo è quella, diciamo, di modifica anche delle foto, perché adesso ovviamente qua si nota che sono foto, ma se noi vogliamo creare un fumetto devono essere delle immagini disegnate. E quindi, per esempio, cosa bisognerà fare? Fare doppio clic sulla foto in modo da selezionarla, cliccare su stile e, no, scusate, ho sbagliato qua, e come vedete ci compariranno tutti i vari stili che potremmo applicare alla foto. Per esempio, potremmo fare disegnato e adesso, come vedete, tra un attimo sembra veramente che la mia foto sia stata disegnata. Però adesso mettiamo caso che il nostro fumetto non abbia soltanto una pagina, ma abbia 10 pagine. È un po' noioso fare il passaggio da foto a disegnato per ogni foto. Quindi cosa bisognerà fare? Aprire, adesso tenendo selezionata la fotografia, aprire qua sopra il menu stile, fare mostra pagine e stili, e ci sarà questo pulsante che andrà ad applicare a tutte le fotografie, diciamo, lo stile che abbiamo selezionato. Quindi se io faccio aggiorna stile, come vedete, adesso pian pianino l'applicazione lavora e modifica tutte le fotografie come se fossero state disegnate. Questo, a mio parere, è veramente una funzione stra utile perché ci permette di risparmiare un sacco di tempo. Bene, ovviamente adesso non vi sto a far vedere tutte le varie possibili, come si dice, funzioni perché veramente sono tantissime. Si può modificare il bordo della, come si dice, la vignetta. E si può modificare la grandezza della foto, l'inclinazione, quindi veramente ci sono tantissime, tantissime cose che si possono modificare. Quindi adesso non ve le faccio vedere tutte, volevo farvi vedere un attimo una panoramica. E come vedete qua sopra in alto si può registrare, ovviamente, quindi salvare il progetto, diciamo il nostro foglio, il nostro fumetto, stamparlo, mandarlo via email oppure anche condividerlo su Facebook direttamente dall'applicazione. Quindi è una cosa molto molto utile. Bene, io ho detto tutto, vi ho fatto vedere a grandi linee come funziona questa fantastica applicazione. La potete trovare sul Mac App Store al prezzo di 20 dollari, quindi più o meno sono 15 euro. Dovrebbe essere 15 euro sullo store italiano. E quindi devo dire che comunque, a mio parere, non è per niente un prezzo alto per un'applicazione di questo genere, perché ci permette di creare veramente, veramente dei fumetti, degli effetti veramente bellissimi. Quindi detto questo, vi saluto, vi ricordo che c'è ancora aperto il contest della tastiera wireless e di andare a controllare anche il nostro store sul nostro sito. Basta, detto questo, vi saluto e aspetto la prossima recensione. Ciao!